La problematica relativa alla presenza di rifiuti solidi in ambiente marino è emersa soprattutto nell'ultimo decennio. Le attività di ricerca condotte negli ultimi anni stanno mettendo sempre più in evidenza come dalla presenza e dall'accumulo di rifiuti marini possano emergere conseguenze negative sia per gli ecosistemi marini sia per la salute umana. La non corretta gestione dei rifiuti e del loro smaltimento determina la presenza dei rifiuti in mare. Questi sono veicolati attraverso i fiumi, se rilasciati a terra, o immessi direttamente in mare, o abbandonati per incuria lungo i litorali, o rilasciati dalle imbarcazioni. Oggi, grazie a questi monitoraggi, è possibile disporre di una prima base di riferimento sulla quantità dei rifiuti marini nei suoi diversi comparti. Le plastiche rappresentano il 90% dei rifiuti. Tutti i rifiuti di plastica di grandi dimensioni nel tempo si frammentano sotto l'azione combinata di onde, correnti e raggi ultravioletti, diventando ciascuno una fonte di una quantità impressionante di microplastiche, le cui dimensioni sono veramente piccole, inferiori ai 5 mm. Le microplastiche rappresentano una grande preoccupazione ambientale perché le loro dimensioni e l'elevata abbondanza le rendono accessibili ad un'ampia gamma di organismi marini. Attualmente il descrittore 10 prevede che la composizione, la quantità e la distribuzione dei rifiuti e dei microrifiuti in mare e sul fondo siano a livelli tali da non provocare danni all'ambiente costiero e marino. Vengono inoltre considerati anche gli effetti sugli animali marini dell'ingestione e dell'intrappolamento nei rifiuti. Al fine di raggiungere il buono stato ambientale, la quantità dei rifiuti marini dovrà diminuire, riducendone l'immissione ed aumentandone la raccolta.